Ciao ragazze, bentornata al secondo appuntamento della serie Che cosa mangio in un giorno? Oggi proverò a fare il montaggio con il voice over, quindi diverso dal primo video, visto che un paio di ragazze mi hanno detto che facendo nello precedente modo era un pochino noioso, e quindi oggi proverò come appunto fanno un po' tutte con il voice over. Anzi, fatemi sapere se vi piace di più il montaggio in questo modo con il voice over oppure come avevo fatto nel primissimo video. Devo dire che per me forse è più comodo farlo così. Comunque, iniziamo dalla colazione e quest'oggi ho bevuto il latte di avena. Questo latte di avena è della marca Isola Bio, che io trovo al Natura Sì, però a me piace molto di più quello che io trovo al Carrefour Bio, mi sembra, però ve ne avevo parlato, se non ricordo male, in qualche video, anzi, forse nei preferiti Elf, insomma, in uno dei miei video, solo che il Carrefour è un po' lontano, anzi, abbastanza lontano dalla casa nostra, e quindi dobbiamo ritornarci per fare una mega scorta. Comunque, anche questo qui non è male, e ovviamente con il caffè, perché io sempre questi tipi di latte vegetali li mischio sempre col caffè. Insieme ho mangiato delle fette biscottate con la marmellata e queste sono delle fette biscottate integrali della linea Sapori e dintorni che io trovo al Carrefour. Queste sono veramente veramente buone, integrali anche al farro se non ricordo male. Ed insieme alle fette biscottate ho messo una delle mie marmellate preferite, ovvero quella di Rigoni al gusto more di rovo. Questa è proprio buonissima, veramente buonissima. Per pranzo ho fatto per la prima volta gli spaghetti di riso. Ho usato questi qui che ho trovato alla Coop, erano in offerta e quindi ho deciso di prenderli per provare, anche perché quando vado al ristorante cinesi o simili mi piacciono veramente tantissimo. E quindi ho preso la ricetta da internet, è davvero semplicissima e vi assicuro, sono venuti la fine del mondo. È molto semplice farla, vi dico la ricetta in breve. Si tagliano a julienne, quindi a fette sottili sottili, le zucchine e le carote, e si mettono in padella a soffriggere con un po' di cipolla. Nel frattempo si fa un uovo strapazzato, che è la cosa più semplice del mondo, e poi appena fatto si mette da parte. Quando le zucchine e le carote sono cotte, quindi comunque vi consiglio di tenerle sempre un po' croccanti, si mette un pochino di salsa di soia. Si fa bollire in una pentola l'acqua come se stesse cucinando la pasta. Quando l'acqua ha raggiunto il bollore, si chiude il fuoco e si mettono dentro gli spaghetti di riso. Noi abbiamo utilizzato due nidi di spaghetti di riso e quindi praticamente la metà di quella busta. Si tengono 3-4 minuti, si sentono proprio quando si iniziano ad ammorbidire e si scolano e poi si mette tutto insieme. Si aggiunge, se si vuole, altra salsa di soia. Io poi ne avevo aggiunta dell'altra. La ricetta originale prevede anche i germogli di soia che però non avevamo, insomma, però va benissimo anche così. Provatela veramente questa ricetta perché è la fine del mondo. Come secondo poi ho mangiato un po' di ceci con i pomodorini che proprio saziano veramente tantissimo e fanno molto bene. Ovviamente ad ogni fine pasto il mio bel caffettino e questa volta insieme ci ho messo due pezzettini di cioccolata. Questo qui è il Fior Fior Coop al gianduia con le nocciole. Io cerco di essere brava, ma poi sono sempre molto golosa e quindi ogni tanto qualche sfizio ce lo butto sempre dentro. Poi siamo usciti tutto il pomeriggio e quindi non abbiamo potuto far merenda. Io di solito faccio sempre un po' di merenda con, non so, un tè con i biscotti o cose del genere, ma siccome siamo stati tutto il giorno fuori in una fiera, abbiamo preso una ciotola con della frutta fresca e un po' di yogurt. E infatti vi ho fatto vedere adesso la foto perché appunto ero fuori, quindi ho scattato semplicemente una foto. Per la cena ho fatto per la prima volta i veg burger, praticamente li ho trovati al Natura Sì ed è questo preparato per fare le polpette vegetali. All'interno c'è semplicemente del pan grattugiato, dei fiocchi d'avena, germe di grano, miso di riso, prezzemolo, verdure disidratate, noce moscata, varie spezie, salvia, rosmarino, curcuma, maggiorana, timo, insomma è un preparato per chi va di fretta. Infatti eravamo tornati a casa alle 8 di sera, volevamo qualcosa da fare di abbastanza veloce e ovviamente si può fare benissimo anche da soli, mischiato insieme tutto questo che vi ho detto. Prossimamente proveremo a farlo da noi questo preparato.
Quindi per fare queste polpettine basta mischiare questo, metà di questo preparato, quindi 100 grammi con 120 di acqua calda, girarlo un po' e farlo riposare giusto per 5 minuti e poi formare delle polpettine e friggerle. Erano belle croccanti esternamente, all'interno molto morbide, davvero buone. Ve le consiglio perché erano veramente buonissime ed è un'alternativa comunque sfiziosa alle solite polpettine di carne. E come contorno l'insalata, mais e il mio mix di semi, che appunto metto sempre nell'insalata ultimamente, semi di sesamo, di zucca, cioè un po' di tutto, semi di lino, insomma, un po' di tutto, un mix di tutto, di papavero. Mi piace veramente tantissimo, rende l'insalata più sfiziosa, più croccante. Siccome però avevo ancora fame e in casa non avevo un granché, allora ho preso questo salmone in scatola, un po' triste diciamo così, però insomma per le emergenze va anche bene, una fetta di pane con un pochino di funghetti sott'olio. E basta ragazze, questo era il mio secondo cosa mangio in un giorno. Spero di avervi dato qualche spunto interessante per i vostri pranzi e cene. Io cerco di fare questo tipo di video quando c'è qualcosa comunque di carino e sfizioso da farvi vedere, qualche cosa interessante, ricettina interessante magari, e quando avrò un pochino di tempo, magari ci sarà qualcosa di un po' più particolare, cercherò di farvi anche all'interno qualche ricetta quando avrò un pochino di tempo. E spero che il video vi sia piaciuto e se vi va, noi ci vediamo al prossimo.